non si andrà in quota. Tra l'altro su questo discorso si stanno già pensando a come organizzarsi in vista della prossima stagione al femminile, le norvegesi, che è una squadra effettivamente molto interessante, che qui schiera Tandrevold proprio per l'assenza di Ekhoff, e la prossima stagione dovremo essere abituati a vederla spesso in Coppa del Mondo, perché forse è il talento più interessante di quell'età, insomma, considerato due o tre classi annate di nascita, lei è veramente un'atleta di grande interesse mentre scorre la start list. E si sta parlando anche in Norvegia del fatto che Johannes Bo non vuole che Egil Gjelland, che è stato allenatore della squadra femminile norvegese per 4 anni dal 2010 al 2014, abbandoni il suo ruolo, ma ha dichiarato che in sostanza fa sempre più fatica a gestire la doppia vita che ha nel circuito e a casa, dove hanno una vera e propria azienda agricola che viene gestita dalla moglie, che è anche lei biatleta, la sorella di Livgrete Skjelbred Poiret, Anne, il 19, gli ho dato le italiane, e poi Sukalova con il 38. Questi numeri mi fanno pensare che potrebbero anche trovarsi lungo la pista, perché di solito c'è una differenza tra 18 e 19 numeri nella sprint. Adesso vedremo se sarà così. Potrebbe succedere che in sostanza o nel secondo giro di Sukalova, eventualmente nel terzo, le due contendenti possano ritrovarsi in pista insieme, anche se impegnate poi in giri differenti. Vedremo se effettivamente poi potrà essere così. Tra quelle che si possono inserire nella lotta, sicuramente per la forma che abbiamo visto, è Agnès Bescon, Petrale 3. Jurlova non credo avrà bisogno di condizioni di vento diverse per essere fastidiosa, poi non è questa la sua gara, anche se Anterselva ha fatto vedere buone cose anche in questo tipo di contesto. Poi scendendo, come detto, abbiamo Oberhofer 9, Wierer 10, Dallmayr 11, Holzbuch 14, Mäkeräinen 17, siamo sempre nel primo gruppo. Selina Gasparin, che però non mi sembra abbia la forma, diciamo, di gennaio, col 26, Hildebrand anche lei non sembra così tanto in palla, però vediamo, con il 27, Preuss con il 29 chiude il primo gruppo di partenza. Poi abbiamo Pidrushina con il 33, vedremo come sta anche fisicamente. Kösner, che torna in gara dopo aver fatto tanta panchina ai campionati del mondo, con il 40, subito dopo c'è Gima. Gusik, per quello che ha fatto vedere, diciamo, dalle tappe nordamericane fino ai campionati del mondo, è molto interessante. Col Petrole 44, è davvero, può dar fastidio anche alle big eventualmente. Vitkova con il 49 chiude il secondo gruppo di partenza. Poi c'è Slepcova, che torna in Coppa del Mondo dopo che l'abbiamo vista ai campionati europei. La situazione in Russia, sono partiti sondaggi, chi diventerà il prossimo presidente della Federazione Russa, quali sono le colpe di Ricco Gross, questo per quanto riguarda la squadra maschile. Sicuramente sono stati giorni molto pesanti, non c'è ombra di dubbio. Dunque Slepcova parte con il 52, Shumilova col 54, ma non sono atlete che possono dar fastidio alle migliori. Quindi nel terzo gruppo c'è Aimonier col 65, chiaramente qua le nazioni che hanno a disposizione un contingente allargato rispetto ai mondiali lo sfruttano. E poi nell'ultimo gruppo c'è la norvegese Tandrevold, di cui vi parlavo, c'è anche Vali Semerenko, però visto il numero di partenza sicuramente lascia un po' pensare. Qui c'è la sua compagna di squadra Varvinez, che parte proprio adesso. Numero di atlete molto ridotto, sono 80 al via. Chiaramente si aspetta di vedere la start list per quanto riguarda la gara maschile, che peraltro potrebbe essere anche già uscita, adesso magari andiamo a controllare. Leggevo che non ci sarà Babikov, ma ci saranno Paschenko ed Elisiev per la Russia. Vedremo questo cosa può significare. Russi che chiaramente sono un po' in difficoltà, tra l'altro le notizie sul fronte Meldonium continuano ad aprire ferite, perché intanto si prepara Justin Brezaz, che vediamo quello che può fare ai mondiali, ha fatto vedere comunque buone cose.
deve ancora, diciamo, trovare più stabilità al poligono, ma questo è l'altro talento importante, molto giovane. Adesso con Tandrevol praticamente non è la sola così giovane. Dicevo, col Meldonium continuano ad arrivare casi. Di oggi la notizia che potrebbero essere due pallavolisti e non uno della squadra nazionale russa, non si è fatto ancora il nome. C'è coinvolta una del bob femminile che ha partecipato alle ultime Olimpiadi, e poi la nuotatrice, nome piuttosto pesante in Russia, come quello, non a livello di Sharapova ovviamente, però non siamo neanche lontani, e per cui tutte queste cose sicuramente non aiutano. Giulia Efimova, che tra l'altro rischia dovrebbe essere squalificata a vita, come anche Kulishnikov. Ma siamo su Dorothea Wierer, che in carriera vanta 4 podi. Ricordiamo che questa è una gara per lei molto importante, perché è in ottica del seguimento, dove ha 11 punti da recuperare su Sukalova. Deve cercare di fare bene nella sprint, di arrivare quantomeno nelle 5 per potersela poi giocare nella gara in seguimento. Questo direi che è il suo obiettivo per oggi. Vediamo che Wierer ha vinto finora in carriera 2 individuali e una mass. Forse questa è la gara, se arriverà la vittoria, magari potrebbe arrivare per ultima come format, per come sono andate poi le cose. Vedete com'è abbastanza intabarrata la Dallmayr, che fa frescolino. Ha rinviato di una settimana l'appuntamento con le scampagnate in parete a fare arrampicata. Dicevo, vediamo dove si piazza Wierer, ma questo è sicuramente un format che in questa stagione l'ha vista fare un po' più di fatica. Crediamo tra l'altro che in stagione ha sempre indossato il pettorale giallo su Calova, tranne in un'occasione, o diciamo dopo una gara non le è successo, la prima, proprio l'iniziale stagione di gara di Coppa del Mondo, quando ha vinto proprio l'individuale di Östersund Dorothea Wierer. Da lì poi su Calova in sostanza si è cucita addosso il pettorale giallo. Pettorale, o se volete insomma la canottina. Cominciamo ad avere dei passaggi abbastanza interessanti. C'è Bendica, la lettone, che abbiamo visto fare bene in Nord America a Kenmore, quella gara un po' strana, ma si sta confermando avere un buon passo, mentre andiamo ad aprire il poligono con Gregorin. E la lettone con il miglior tempo davanti a Bescon. Oberhofer è staccata di 1 secondo e 6 a 900 metri. E a breve passeranno sia Wierer che Dallmayr, avremo qualche riferimento in più. Il vento è praticamente assente al poligono di Kanty-Mansijsk. Bescon, che nella seconda parte del primo giro ha sopravanzato Bendica. Wierer è in testa ai 900 metri con 1 secondo e 2 di vantaggio, era lo speaker che ricordava anche il suo passaggio, quindi è partita abbastanza bene, ma adesso vedremo il riferimento su Dallmayr, se effettivamente è così. Gregorin senza errori. E come è partita la gara? Non credo che ci sia. Sta nevischiando però, Sta nevischiando, non so se possa peggiorare la condizione della pista, della gara. Dallmayr, che di solito non parte forte, infatti al terzo tempo comunque è buono, normalmente se la prende tra virgolette ancora più comodo, proprio per distribuire meglio l'energia, essere più competitiva, come le capita spesso se non sempre nell'ultima tornata. Bescon al poligono, anche Remson non ha sbagliato. Dicevo, per come si sta mettendo la gara, mi sembra che le condizioni siano per pochi errori. Adesso ci sarà Jurlova. Wierer sempre in testa a 900 metri. Brezaz guadagna nella seconda parte della tornata, si porta praticamente sul tempo della
compagna di squadra Bescon. Abbastanza rapida Jurlova, che però sbaglia sul terzo. Sono parecchi movimenti nell'allineamento tra un bersaglio e l'altro. Questo è un errore che costa caro. Charvatova la più vicina a Dorotea Virer, 900 metri, staccata di un decimo. Adesso siamo su Bendica. Il sindaco di Riga ha avuto una trovata geniale dal mio punto di vista, anche un po' per stemperare tutta questa ondata di popolarità della Lettonia per quanto riguarda il farmaco, il Meldonium. Ha detto, in sostanza ha detto, venite da noi che siamo la città del Meldonium, in maniera provocatoria. Ha lanciato uno slogan pubblicitario, in buona sostanza un po' vintage, con due ragazze e il farmaco appunto su questa immagine, che ha fatto un po' il giro, se vogliamo, dei vari media. Tanto ai 900 metri Dunkel al miglior tempo davanti a Olsbu. Dalmaier ha scavalcato Virer ai 2 km e 100, Virer che aveva guadagnato, diciamo mantenuto sulle francesi. Bresas che adesso entra al poligono. Varvinez senza errori, hanno sbagliato Jurlova e Bendica. Adesso vedremo la francese, non sbaglia Hauser, tra le più rapide di solito nel rilascio dei colpi. Varvinez va a inserirsi in seconda posizione dietro a Bescon, che ha un bel tempo. Si può provare Bresas ad avvicinarla, chiaramente non deve sbagliare. Bescon, che però è stata anche abbastanza rapida. Oberhofer entra al poligono con 6 secondi di ritardo dalla francese inquadrata. McRaenen ha il secondo tempo dietro ad Ankli, staccata di 3 secondi. Buon poligono di Bresas. Arriveranno in tante vicine. Chiaramente qua un errore di Doren o di Sukalova può complicare la loro situazione. Oberhofer al poligono, Virer è entrata con il miglior tempo, 2 secondi e mezzo su Bresas. Ha dato tacche, mi sembra, Oberhofer. C'è anche Dorotea con i suoi tempi, Oberhofer. Anche un po' lenta nel ripartire. Questo è un poligono importante, ripeto, in ottica inseguimento per Virer. Ma arriva già Dalmaier con il miglior tempo di 2-2 rispetto a Virer. Olsbu che si mantiene tra le più veloci. Dunkley va davanti a Dalmaier di 5 secondi. Virer è prima dopo il primo poligono con 8 secondi. Dalmaier può andare in testa. Va più cauta. Ma sbaglia l'ultimo. E questo è un errore importante, perché hanno sbagliato in pochissime. Birkeland il terzo tempo. E chissà che la pista non vada a velocizzarsi, vista la situazione. Charvatova entra al poligono con il miglior tempo, anche meglio di Dalmaier, di 2 secondi, l'atleta della Repubblica Ceca, che e ha regalato qualche dispiacere in staffetta alla squadra, che è una di quelle che ha fatto notizia per non aver preso medaglia ai campionati del mondo. Polina Fialkova senza errori. McRaenen è sul tempo di Dunkley ai 2 km e 100. Sono le migliori, le più veloci sugli sci. Charvatova rischia il tutto per tutto. Ma prima o poi la coperta diventa corta, penalità anche per lei. Marte Olsbu ha rallentato all'ingresso del primo poligono, a 6 e mezzo di ritardo da Charvatova. Dalmaier è staccata di 28 e mezzo da Virer dopo il primo poligono. Fialkova si è inserita al terzo posto. Dunkley è la più veloce a entrare al poligono con 3 secondi e 7 di vantaggio. Bresas perde nei confronti di Bescon
all'inizio del secondo giro ha lasciato sul piatto abbastanza, c'erano 7 secondi, adesso sono 13, e questo è un poligono che può diventare interessante per la gara. Osborne non sbaglia, non è partita fortissimo sugli sci. Oberhofer passa ai 300 con il terzo tempo, anche lei perde da Bescon, erano 11 secondi, sono diventati 19. Wierer su Bescon difende solamente un paio di secondi. Bescon sta andando veramente forte, tanto Dunkley fuori gioco con due errori. Osbus è in salita al terzo posto, per il momento dopo il poligono nettamente Bescon a fare il passo migliore. Adesso McRennan è la più veloce a entrare nel poligono, un vantaggio per dire su Bescon di 13 secondi, quindi mezza penalità, solo che lei spara più lentamente rispetto, con colpi di rilascio più dilatati rispetto a Bescon. Birkenan mantiene una buona posizione, terza anche ai 2 km e 100. Ci pensa abbastanza sul secondo, ma lo copre. E questo è uno zero che le permette di essere in linea con, tra l'altro fa vedere anche, in sostanza è stata molto precisa, McRennan quasi una rosata. Questo è già un poligono che ci può dire tanto. Bescon è stata veramente forte nel secondo giro, però sbaglia sul terzo. Già se prende l'ultimo non è male. Comunque la vice campionessa del mondo individuale si è riscattata, un po' come l'ultimo poligono proprio di quella gara. McRennan è in testa con 3 secondi e 9 di vantaggio su Wierer. Doren non è partita fortissimo, un po' la strategia dell'individuale forse, perché ha un tempo simile a quello di Bresaz e di Bescon, paga 12 secondi da McRennan. Adesso tra 5 minuti avremo il tempo di Sukalova. Akimova non ha sbagliato, abbiamo un buon tempo, si inserisce infatti dietro a Dorothea Wierer in terza posizione. Li prende Doren, li prende tutti, non è partita fortissimo, però può credo aumentare i giri. Wierer intanto ai 4.3 ha praticamente lo stesso tempo di Bescon, che però ricordiamo ha sbagliato poi in piedi. Oberhofer ha una penalità di ritardo da Bescon, errore di Birkeland, teoricamente la mette fuori gioco perché hanno sbagliato veramente in poche. Jurlova sbaglia anche in piedi. Doren è sesta, staccata di 13.7 da McRennan. Il tempo di McRennan chiaramente è rispetto al primo poligono leggero vento, niente di che. Adesso abbiamo Jurkiewicz al poligono, sono partite tutte finora le atlete, tra poco toccherà anche a Lisa Vittozzi, la terza italiana in gara. Siamo con Varminez, secondo poligono, arriva staccata di 30 secondi da Bescon. Dallmayr è staccata da Bescon di 29 secondi, quindi non ha guadagnato su Wierer in buona sostanza. Doppio errore di Varminez. Hauser sta arrivando al secondo poligono, anche lei però è lontana da Bescon. Arriva Bresaz che può andare a far segnare un miglior tempo rispetto alla connazionale. Prima però guardiamo l'austriaca. Fialkova sta tenendo un buon passo nella seconda tornata, già che inquadra anche Bresaz. Stanno arrivando le italiane che sono praticamente insieme, arriveranno insieme a sparare Oberhofer e Wierer. Oberhofer che è leggermente davanti, Hauser intanto con lo zero, e questa è una buona gara come anche per Bresaz. E queste sono due che si possono inserire se qualcuna delle big in lotta per la generale dovesse sbagliare magari. Soprattutto Bresaz è più pericolosa. Oberhofer terzo tempo di ingresso al poligono, ma Wierer fa segnare il miglior tempo.
non sono proprio insieme le due italiane, ma sparano insieme una di fianco all'altra, questa è una cosa un po' strana. Eccolo tanto il momento di Sukalova, apre male Oberhofer. Un po' forse si è fatta distrarre Dorotea, però riprende bene sul terzo. È qui di testa, qui è stata brava di testa a ragionare dopo i primi due bersagli, è stato fondamentale non sbagliare. Adesso poi toccherà alle altre. Oberhofer un errore, Birer chiaramente passa in testa, aveva margine su Bescon teoricamente di una trentina di secondi, forse meno, perché comunque Bescon ha sparato anche abbastanza in fretta. Margine su Bresas ovviamente. Bescon soltanto 17 secondi di ritardo, dovrebbe farcela a difendersi da Bescon. Entra attenzione a Dallmayr. Dallmayr che rispetto a Virer ha un ritardo di 28,6, ma apre male. McKerenen ha un vantaggio che aumenta su tutte quante, su Bescon che è la più vicina ai 4,3 a 15 secondi. Brutta gara di Dallmayr. Serena Gasparines con lo zero dopo il primo poligono e si trova in sesta posizione. Non trova lo zero Hildebrand che sbaglia sull'ultimo. Guislen ha trovato lo zero. Doren che non sta andando forte sugli sci, a 21,5 di ritardo da McKerenen. Tanto la butta via Fialkova con due errori. Eccola qua Sukalova. Sukalova tempo di ingresso. Non è Sukalova, è Charvatova, scusate. Appena partita Sukalova ovviamente. Doppio errore per Charvatova. Olsbo, attenzione. È lo stesso tempo di Virer praticamente. Nel finale ne ha di più probabilmente rispetto a Dorotea. Quindi forse va anche davanti adesso, dopo il poligono, la norvegese. Preuss sbaglia. Charvatova interessa meno. Adesso vediamo Olsbu. Il suo tempo è migliore rispetto a Virer. Ma è un cliente molto pericoloso, lo ha dimostrato nella staffetta in particolar modo. Tanto Bresas, vediamo un po'. Su Bescon perde di mezzo al vantaggio, aveva 14 secondi, sono diventati 7, quindi Bescon veramente in palla. McKerenen al poligono, ha un vantaggio di 22 secondi su Virer, quindi anche con un errore McKerenen va davanti a Virer, ma sarebbe forse dietro Olsbu. Se trova lo zero chiaramente a margine. Già inquadra anche Solemdal, che ha 13 secondi di ritardo, non è neanche male, però sbaglia. McKerenen commette l'errore, però ha ancora un gran tempo e soprattutto trova l'ultimo, per cui in prospettiva dovrebbe andare davanti a Virer, ma probabilmente non a Olsbu. Gosner quarto tempo ai 900 metri. Virer primo rilevamento del terzo giro rispetto a Bresas, e ha perso poco. Tanto arriva Bescon che è andata veramente forte sugli sci, ha perso dei decimi in sostanza da Bresas, ma su Bescon ha perso 7 secondi Dorotea Virer ai 5,9, quindi quando manca un chilometro e mezzo abbondante non ha tanto da difendere. Akimova, che non aveva sbagliato a terra, entra con il sesto tempo al secondo poligono. Riferimento diciamo è Virer, mentre entra anche Doren con lo stesso tempo di Virer al secondo poligono. McKerenen è staccata di 6,5 dopo due poligoni da Olsbu, quindi è davanti già a Virer McKerenen, ma il poligono più importante è sicuramente quello di Doren. Adesso bisogna andare in campo largo. Doren non so se
vediamo un po' intanto cosa combina il poligono. Arriva l'errore, attenzione, questo è un errore molto importante perché le fa perdere, credo, diverse posizioni. La connazionale Bescoa mi pare che abbia un passo migliore del suo, anche se poi nella parte finale Bescoa non ha più guadagnato su Bresas. Bresas che era dietro a Virer ai 5-9, adesso la vedremo ai 700 Dorotea Virer, mentre arriva Jurlova. Akimova è quinta senza errori. Holsbu devastante all'inizio del terzo giro, ha un vantaggio di 18,7 su Virer, il margine era di 10 secondi. Dorena è settima, staccata di 30,5, mentre qua arriva Bendica al traguardo, però con diversi errori. E sta arrivando adesso su Kalova al primo poligono. Gosner terzo tempo ai 200, Virer è dietro a Bresai, 7,1 km, staccata di 1,5. Non abbiamo ancora riferimento di Sukalova, mentre Bresas davanti a Hauser. Sukalova è terza dopo l'ingresso al primo poligono, quindi attenzione. A margine su Doren, che poi ha sbagliato oltretutto nella seconda serie. Non capisco perché la regia non vada a prenderla. Mentre qui siamo su Dorotea Virer. Sukalova ha preso il primo da destra. Virer che è sul rettilineo finale. Aveva 1,5 nell'ultimo rilevamento da Bresas di ritardo. E dovrebbe essere dietro di poco, ma è alle spalle di Bresas, che ricordo dopo il secondo poligono aveva 3 secondi di differenza con Dorotea Virer. Sukalova con lo 0 va a far segnare il terzo tempo. Gosner è in quarta posizione entrando al poligono. Vittozzi staccata di 19 secondi ai 2,1 km, è 38esima. Holsbu comunque va a far segnare il miglior tempo perché su Bresas ha perso nella parte finale del giro, ma comunque sta mantenendo oltre 15 secondi di vantaggio e potrebbe anche arrivare alla sua vittoria perché ha incrementato in modo sensibile sulle altre. Ma Mäkeräinen è staccata solamente di 3 secondi. Intanto Gosner non sbaglia, arriva al secondo poligono Gasparin. Gosner ha veramente un tempo interessante, era entrata con il quarto tempo, ha sparato con ottimi tempi di rilascio, è seconda, mentre andiamo a prendere proprio Gasparin, che commette un errore per lei abbastanza pesante. Sugli altri comunque va a colpirli. Doren si trova ai 5-9 in settima posizione. Settima posizione e non è che stia guadagnando, diciamo può scavalcare Akimova, può scavalcare anche Birkeland che al momento le è davanti. Intanto arriva Holsbu che potrebbe aver centrato un risultato davvero pesante. Aspettiamo però perché c'è Mäkeräinen soprattutto in ballo. Holsbu che al traguardo ha un vantaggio di quasi 20 secondi, poi su quattro poligoni bisogna vederla. Mäkeräinen ha un secondo e due di vantaggio su Holsbu. Mäkeräinen di solito nel finale rischia di perdere, tanto è arrivata Dallmayr, staccata di 1,34. Sukalova in seconda posizione dietro a Mäkeräinen all'inizio del secondo giro. Sukalova se la sta giocando veramente bene, c'è Vittozzi impegnata nella seconda serie. Nella prima serie, scusate. Ma arriva Mäkeräinen, vediamo se ce la fa a battere Holsbu. Vittozzi con lo 0.
partita. Slezova ai 900 metri a 13 secondi di ritardo. Vittozzi è 17esima, staccata 19 e mezzo dopo il primo poligono. McLennan ce la fa, mi pare ce la possa fare con margine. È andata forte anche nel finale, ha guadagnato su Holzbu, quindi si conferma comunque avere buon feeling con Kantymazinsk. Questa potrebbe essere la sua terza vittoria. C'è ancora parecchio da vedere, perché Gusik si è inserita al quarto posto dopo il primo poligono. Vítková sta viaggiando con buoni tempi, Gössner uguale davanti a Sukalova dopo i 3,1 km. Preuss non ha sbagliato poi in piedi ed è sesta, non è neanche una gara malvagia. Wierer al momento al traguardo è quarta, con un distacco abbastanza sensibile su McRaenen, sono 27,8, con un errore in più però McRaenen, quindi McRaenen è andata veramente forte considerato l'errore. Adesso bisogna vedere cosa fa in piedi Sukalova, che ha la possibilità non solo di chiudere la sprint, di prenotare la generale e anche di, perché a questo punto se guadagna punti nella gara di oggi ha gli scarti che sono veramente un bel piano B rispetto a Doren. Doren che resta intorno alla settima posizione. Adesso arriviamo su Akimova. Quindi dovrebbe arrivare subito dopo Doren. È in difficoltà Doren. Eccola qua. Dietro a Wierer. Mentre Sukalova è seconda e 4-3. Vítková è al primo poligono. Doren batte Akimova. Si inserisce al sesto posto, ma il distacco da McRaenen è sensibile. Pidrushina che non ha sbagliato a terra, il tempo però sì non è male, ma in sostanza adesso è già dietro a Wierer, ma non sbaglia comunque. Hildebrand non ha sbagliato anche lei in piedi, comunque tra le prime 10. Intanto arriva Birkeland che è dietro a Doren, quindi difende questa posizione, però una che le può andare davanti per esempio è proprio Hildebrand, la stessa Pidrushina. Gössner sempre appena davanti a Sukalova ai 4-3, poi c'è il problema delle percentuali in piedi. Gusik invece perde da McRaenen, raddoppia il suo ritardo che è di oltre 20 secondi, però sono queste le tre atlete che dobbiamo aspettare poi al secondo poligono, Gössner, Sukalova e Gusik con pettorali più alti. Inza ha commesso un errore nella prima serie, rivediamo intanto la classifica al traguardo. Con Wierer che ha trovato lo zero, è quarta al momento, può giocarsela nell'inseguimento, anche se Sukalova ha in mano la partita in tutte le classifiche a questo punto. Preuss che tiene un buon passo, è sui tempi di Holzbu, probabilmente anche pettorali alti hanno avuto ragione poi come scelta, quindi potrebbe aver pagato anche questo discorso per Sukalova, che la vediamo qui in arrivo al poligono. Vento non è cambiato sostanzialmente come condizione, arriva con 10 secondi di vantaggio su Wierer al poligono, è seconda dietro a McRaenen, staccata di 12 secondi. Vediamo che poi McRaenen ha sbagliato, però nel giro finale Sukalova potrebbe perdere qualcosa da McRaenen, ma a lei interessa chiaramente il confronto con Doren. E direi che ha prenotato la Coppa del Mondo, questo è un risultato importantissimo, ha sicuramente vinto la sprint, ormai è chiaramente matematico, e anche nell'inseguimento ha buonissime chance perché ha un bel margine su qui ostacolata dalla russa che era Slepzova, che ha commesso un errore,
infatti si infila nell'anello delle penalità in testa su Calova, addirittura non credo che terrà il passo di Olsbu e nemmeno di quello di McKennie, ne arriverà terza probabilmente al traguardo su Calova, che però era data malaticcia e invece mi sembra che stia bene. Ripeto, nell'ultimo giro non avrà il passo delle due citate. McKennie le deve recuperare 10 secondi, direi che la cosa è possibile. Adesso vediamo Gössner che entra con il terzo tempo al poligono. Però sbaglia sul secondo. E ne arriva un altro di errore. Peccato per Miri Gössner. Quindi direi la situazione è questa, con Sukalova che potrebbe perdere un paio di posizioni. Intanto Preuss, buona prestazione nell'ultimo giro, anche di Pidrushin, tutte e due andranno davanti a Doren. Chiude Celina Gasparini che invece è dietro alla francese. Pettorali alti non se ne vedono, c'è Shumilova che non ha sbagliato ma è oltre la trentesima posizione dopo il primo poligono. Non ha sbagliato Dubarezova, ma sarà anche lei in ritardo, mentre arriva Hildebrand che è in lotta con Doren, ma è dietro, quindi questa posizione non la perde Doren per una questione di tre decimi. Ecco, c'è Aymonier che sta adesso registrando i primi tempi, è sesta ai 900 metri. Ci può essere ancora qualcuna in grado di tentare di inserirsi con pettorali alti, però non è così banale. Andiamo un po' a vedere, vedremo cosa farà Tandrevol. Non credo che sia a quel punto insomma in grado di fare la differenza, mentre arriva Preuss che va davanti alle due francesi, è quinta Franziska Preuss con un errore, tempo simile a quello di Virer ma con un errore in più, quindi è arrivata veramente in buona forma a questo ultimo appuntamento. Oltre a Gusi che c'è anche Vittozzi impegnata al poligono, Gusi che è staccata di 30 secondi, quindi non è un fattore probabilmente nemmeno per Doren. Vittozzi ha commesso un errore abbastanza pesante. Su Calova si difende da Olsbu, anzi guadagna, e probabilmente la scelta del pettorale è stata importante, avrà trovato anche buoni materiali. Su Calva può anche vincere la gara, allora vediamo se terrà. Su McKennie ha perso qualcosa, due secondi, su Olsbu ha guadagnato un secondo, è ai 5-9, vediamo se tiene fino alla fine. Pidrushina è nei pressi del traguardo, Virolainen tredicesima con un errore. Qui siamo su Scardino che non ha sbagliato a terra, è un buon tempo per Scardino, anche lei potrebbe inserirsi davanti a Doren, fare il gioco di Sukalova, ma ormai il discorso Coppa del Mondo in sostanza si chiude qua. Vittozzi 21esima dopo due poligoni, staccata di 57 secondi, per esattezza 56,9. Vitkova ha commesso due errori nella prima serie, Aymonier settimo tempo ai 2,3 km, sta avvicinando il primo poligono. Senza errori dopo la prima serie c'è Claire Egan, che canta molto bene e praticamente insomma vive il biathlon quasi così spesata, non da professionista, però è trentesima entrando al secondo poligono. Pidrushina davanti a Doren che scala in ottava posizione. Seguiamo sempre il giro di Sukalova. Il riferimento che vi ho dato era quello dei 5-9. Ai 6-8 ha perso qualcosa da Olsbu, 7 decimi, l'abbiamo inquadrata. Praticamente il distacco è di 3-9 sia su Olsbu che su McKennie, quindi sta lottando per difendere la prima posizione e perde di nuovo ancora qualcosa, un secondo e sette decimi quando mancano 400 metri alla conclusione.
Qua è dura, questo tratto sicuramente può aver perso ancora qualcosa da McRennan, in particolare, che ricordo è davanti, però Holzbuhl la potrebbe anche battere. Qui le viene dato l'aggiornamento. Sì, che poi, voglio dire, può anche arrivare terzo, non cambia niente alla fine, visto il risultato di Doren e visto che ha due ottimi scarti. Questa era la gara da non bucare, è stata brava e se lo merita anche, sinceramente, perché comunque è stata la più continua di tutte. Una straordinaria precisione al tiro. Qui ha mollato qualcosa, forse. Vediamo. La McRennan forse è battuta. È lì lì con Holzbuhl, ma potrebbe farcela. Dovrebbe inserirsi al secondo posto. Vediamo se effettivamente così è così. Non vince, ma è seconda e comunque prenota la Coppa del Mondo. Direi che può essere molto, ma molto contenta su Carva. Wierer scende in quinta posizione. Il distacco tra le due è di 24 secondi e 7 per la gara in seguimento. La posizione è molto interessante. Nel primo giro potrà attaccarsi a McRennan e a Holzbuhl, che avranno un passo diverso rispetto alle altre, per cui credo che questo le possa dare una mano, a meno che non faccia disastri nelle serie a terra. Direi che può vincere anche la Coppa in seguimento. Poi bisogna vedere chiaramente come recupera, ma la fortuna delle donne, quindi anche sua, è quella di non gareggiare il venerdì, a differenza degli uomini, chiaramente. Grandissima gara di Sukalova, viste le premesse. Vado alla classifica con McRennan, 3 secondi e 1 su Sukalova, 4 e 8 su Holzbuhl. Brezaz staccata di 24 e 2, il miglior risultato della carriera per la giovane francese, davanti a Wierer con lo stesso numero di errori, 27 e 8. E poi Preuss, che dopo McRennan è la migliore con un errore, mentre c'è Zagorujko al traguardo. Doren è in nona posizione, staccata di 44 e 6. Sono quasi due errori di ritardo da Sukalova, che in una gara testa a testa comunque non perde tanto. Poi, ripeto, va al vantaggio di avere dei buoni riferimenti nel primo giro e forse anche magari nel secondo. Tanto arriva Gosner, che ha commesso un paio di errori in piedi. Si piazza in 14esima posizione. Andiamo a vedere anche dove si trova Oberhofer, che è 22esima. Vittozzi passa 22esima adesso ai 6,8 km. E Dubarezzo non è neanche un tempo malvagio, però il distacco da Sukalova è di poco meno di 30 secondi. È quello il riferimento, chiaramente. Non si vede chi possa essere davvero così competitiva rispetto alle prime. Il piazzamento è buono di Dorothea Wierer per provarci, ma ripeto, Sukalova, a meno che non stia proprio male, ma mi pare che non sia questo il caso, la situazione è molto positiva per lei, per poter vincere tanto in questi giorni, tante coppette, coppe di specialità e coppa generale. Gima 22esima. Appunto, quello che conta è davvero il risultato positivo su Doren. Dobrezova trova un altro zero, staccata solamente di 35 e 8. Quadrata giustamente Gabi Sukalova. Thunderbolt, vedevo il primo rilevamento, quello di 900 metri, diciamo staccata di 11 e mezzo. Entrata adesso al poligono Thunderbolt con 21 secondi di ritardo, protagonista di grandi finali ai campionati europei, ne ha stampate diverse di russe in volata.
Intanto Vittozzi è 24esima al traguardo, staccata di 1:23.4, minuto 23.4 Vittozzi, quindi più o meno in linea con Oberhofer. È davanti di, a parità di errori, Vittozzi è davanti di 8 decimi. Comunque un'altra bella gara questa, gara di livello, perché poi ci sono stati pochi errori visto le condizioni abbastanza favorevoli, diciamo. Errore di Aita Gasparin. Primo errore di giornata per lei. Guardata Mäkeräinen, la vincitrice di giornata, mentre siamo su Orkler, Nadine Orkler. Un errore anche per la tedesca. Intanto Doren veniva da una serie molto buona nelle ultime 7 gare, è sempre stata nelle 4, ha pagato probabilmente un po' di fatica mentale, non soltanto fisica, dopo i grandi successi dei campionati del mondo. Ci può anche stare, direi che lei ha vinto la sfida al mondiale su tutte, mentre la sfida in classifica generale la vince Sukalova. Che ci fa vedere di nuovo l'arrivo di Mäkeräinen, questo è il contatto con Slepcova da parte di Sukalova. Non è successo niente di particolare, situazione analoga a quella che abbiamo visto tra Doren e Virer. Ecco la classifica. Nel discorso inseguimento bisogna ricordare che dietro c'è comunque gente pericolosa per Virer, perché fino a Doren il distacco è di 17 secondi, le prime 10 possono cambiare l'ordine abbastanza facilmente. Davanti ci sono non tiratrici eccezionali come Brezaz, teoricamente come Osbu, anche se all'inizio della carriera è veramente molto precisa, per cui le cose potranno cambiare. Osbu però ha dimostrato di avere veramente un passo notevole. Hildebrand mi sembra meno competitiva sugli sci, quindi sono le prime 10, direi che possono fare bene nell'inseguimento e possono avere del margine su buona parte delle altre. Vediamo intanto Aimonier, ha messo un errore a terra. Tandrevol ha commesso un errore nella prima serie. La debuttante norvegese. E qui c'è l'abbraccio tra le due protagoniste di giornata, sono tutte e due contente. Ha vinto Mäkeräinen e ha vinto la Coppa del Mondo quell'altra, per cui diciamo che possono essere entrambe più che soddisfatte. Mäkeräinen dovrebbe salire a 18 vittorie. La sesta sprint vinta in carriera. Dubarezzova, ormai le prime
15 posizioni sono in ghiaccio, è proprio Dubarezzo che può inserirsi nelle 20. Migliore delle russe è Akimova, dodicesima, tre francesi nelle prime 10 posizioni, nettamente la squadra più forte. Migliore delle tedesche è Preuss, che è sesta. Qui è 17esima Dubarezzova. Ricordo che Doren non scarta questo risultato, a differenza di quanto... Siamo con le ultime attese. Facevo prima i conti sul discorso della classifica generale, chiaramente Scalava ha vinto la Coppa Sprint e ha prenotato quella generale, perché arrivando seconda ha 54 punti contro i 31 di Doren, quindi un vantaggio che diventa ancora più ampio, 34 più 23, 57 punti di vantaggio, considerato che ha poi quel margine di scarti, praticamente ha vinto la Coppa del Mondo, in buona sostanza, non per la matematica, ma potrebbe già farlo nell'inseguimento. Vantaggio che ricordo prima di questa gara, ecco, se vogliamo aggiornare quello senza scarti, 69 più i 23 sono tanti, sono 92 se ho fatto bene i conti, 69 più 23 siamo a 92. Ed è possibile che poi alla fine Sugalova faccia anche meglio come risultati rispetto agli scarti che ha a disposizione, per cui la può chiudere tranquillamente nella gara in seguimento, vista anche la sua posizione. Comunque è una stagione, chiaramente bisogna fare le premesse, dire che negli ultimi 2-3 anni ci sono ritirate grandi campionesse o non stanno gareggiando. Kuzmina è ritornata in Val Martello in ebook up, mentre Domracheva aspettiamo ancora di avere magari altri aggiornamenti, dovrebbe tornare la prossima stagione, però in virtù di questa situazione sicuramente Sukalova ha saputo cogliere più delle altre, trovando percentuali mostruose, non trovando i risultati soltanto a livello di campionati del mondo. Veniva dalle due vittorie, che poi erano tre compresa la staffetta a Preskill, invece due quarti posti e un quinto per Sukalova nelle gare individuali dei mondiali, però la soddisfazione adesso arriva. Ribadisco, per Virer è molto dura, soprattutto perché mi sembra, almeno guardando la gara di oggi, la condizione di Sukalova è buona. A parità d'errore ha chiuso con un margine di una penalità in meno in sostanza, e questo non è male. Poi soprattutto rispetto a quelle che sono lì davanti, Holzbu e McKerenen, lei ha percentuali decisamente migliori. Se sbaglia a terra può staccarsi magari dalle due, però poi dopo le andrebbe secondo me a riprendere nelle serie in piedi, cioè la norvegese e la finlandese possono fare anche un paio di errori in piedi, poi bisogna vedere se le condizioni sono come quelle di oggi. Sinceramente gli errori potranno essere anche pochi, quindi se c'è magari più modo per le atlete capaci di imprimere un certo passo, di beneficiarne, anche se poi il giro è quello corto, lo stesso giro della staffetta femminile in sostanza. Pubblico che sta già abbandonando l'arena di Kanty-Mazinsk, anche perché non sono arrivati grandi risultati dalle russe. Akimova
l'unica che si piazza nelle prime 15, poi Zagorujko 18, Virlainen 20, Jurlova 30, Shumilova 33. Cerbinina e Slepcova difficilmente si qualificheranno per l'inseguimento, dove invece sono qualificate, sono entrate in zona punti Pittozzi e Oberhofer, sono al momento 27-28, c'è ancora Tandrevol che potrebbe inserirsi davanti a loro. Tandrevol ha trovato lo zero in piedi, mamma mia, Tandrevol veramente interessante, ha un minuto di ritardo ai 5-9. Casa Norvegia, Osbu terza, Birkeland tredicesima, vabbè, manca Eikhoff chiaramente, ma poi c'è lei, cioè meglio di Nikolaisen e di Solendal. Solendal che ha sbagliato tanto, tre errori. Chiude Erzen, 49esima. Adesso aspettiamo Tandrevol, vediamo che inquadra la Moon, che va comunque in zona punti. È 38esima e ci rimane nella zona punti, credo. Moon che ha trovato lo zero. Si andrà davanti soltanto Tandrevol. La gara praticamente è arrivata alla sua conclusione. Passiamo su Hoffman, Susanne Hoffman, che lotta per rimanere in zona qualificazione di inseguimento. Stessa situazione per Scerbinina. Ce la fa adesso davanti a Kiskola. Hoffman è qualificata per l'inseguimento, mentre credo che possa provarci anche Scerbinina su Kiskola, quindi sarebbe 60esima. Eh no, però c'è anche Orkler che è nelle prime 40 posizioni, va in zona punti, quindi Scerbinina non ce la fa. E neanche Kiskola a questo punto. Hoffman dovrebbe essere l'ultima qualificata per l'inseguimento, staccata di 2.26. Cervin che vediamo è 60esima, quindi niente da fare. Adesso bisogna aspettare Nadine Orkler e eccola qua, Ingrid Tandrevold, che è dietro alle italiane di poco. Rimangono 27esima e 28esima Vittozzi e Oberhofer, potrebbero essere scavalcate da Nadine Orkler. Vediamo, ottima gara questa per Tandrevol. Ragazza teenager, stiamo parlando non ancora ventenne, d'altronde ce n'è una praticamente analoga che è a ridosso del podio con il miglior risultato della carriera, come Justine Bresaz, che ha trovato lo zero oggi, soprattutto ottime prestazioni su di sci, mentre qui siamo con Nadine Orkler. Orkler che è in lotta con Vittozzi e Oberhofer, ma è dietro, dietro anche a Tandrevold, quindi finisce fuori dalle 30, ma comunque a punti è qualificata per l'inseguimento tranquillamente. Hanno praticamente chiuso tutte. C'è questo leggero nevischio che comunque non ha inciso troppo
forse la scelta dei pettorali ha pagato per Sukalova. Probabilmente la pista può essersi anche leggermente velocizzata, però tutto sommato condizioni che insomma abbastanza omogenee. È andata anche forte lei di suo, nonostante appunto venisse annunciata non in perfette condizioni fisiche, aveva un forte mal di gola, però per fortuna senza febbre. E poi la motivazione era alta, ha saputo reagire dopo le non medaglie che sono mancate appunto per lei ai campionati del mondo. Eccoci qua, conclusioni, cioè il vantaggio sarebbe di 60 punti quasi. Quindi insomma il discorso è che Sukalova con il secondo posto di oggi ha chiuso il discorso in maniera sostanziale. Dorena che finisce con il decimo posto, tra l'altro anche senza quell'errore Sukalova le sarebbe finita davanti. È vero che Dorena magari avrebbe chiuso quarta, ma alla fine era importante per Sukalova arrivare davanti all'avversaria diretta nella classifica generale di Coppa del Mondo. Ha vinto la sprint, la Coppa Sprint Sukalova, accessoria rispetto all'obiettivo più importante, però comunque ha un suo peso e anche un format importante, c'è praticamente in tutte le tappe. E Virer quinta, altro piazzamento diciamo in linea con la sua stagione da sprint. Ecco, la tendenza positiva di Dorothea Virer è che a parte le prime tre sprint di dicembre, poi da prima di RuPolding, è unica peraltro, non è mai uscita dalle prime sette posizioni nella sprint.